Amici di Cibo e Dintorni, buona Pasqua a tutti. Oramai ci siamo, si sente nell'aria il profumo dei tortani, dei casatielli e delle pastiere, e noi perciò siamo tornati nella pasticceria Ranieri di via Cilea al Vomero a Napoli. In dettaglio siamo nello spazio culturale, quello del Change Book, un'altra delle idee creative del nostro ospite Gianluca Ranieri, art creator di questa pasticceria, con i quali ci siamo incontrati per raccontare delle meraviglie delle vostre zeppole, che tutto sono tranne che zeppole tradizionali, dei vostri dolci di vero e proprio design. E oggi invece, Gianluca, con te, visto che ho detto che c'è il profumo nell'aria della pastiera, vorrei parlare di questo vostro gioiellino, la pastiera 27. Ma questa cosa è un po' strana, che significa pastiera 27? Allora, in realtà sono 27 prove che abbiamo fatto prima di avere questo risultato. Se posso dirlo, in realtà nasce da un sogno, nel senso che ho sognato che assaggiavo questa pastiera e c'era un ingrediente a me noto, però che non è stato mai utilizzato all'interno della classica ricetta della pastiera. A che abbiamo pensato di riproporla con quell'ingrediente, e per bilanciarlo ovviamente abbiamo fatto 27 prove e la 27esima è uscito il risultato sperato. Sai Paolo, ho fatto un sogno, ho sognato che creavamo la pastiera perfetta, era cremosa, equilibrata nel gusto, nei profumi, nell'aroma, era, come dire, Ranieri. Bravo Paolo, dobbiamo crearla. È lei. Un dolce sogno a voi. Incredibile, veramente una storia straordinaria, da un sogno, un altro sogno che si avvera, da un sogno alla realtà. Naturalmente l'ingrediente è segreto, ma il resto della ricetta è quella tradizionale, con il grano mezzo passato, mezzo no, raccontaci. No, la ricetta resta fedele all'originale, il grano è grano italiano, se posso dirle, senza OGM, che ci teniamo tantissimo, e ovviamente è solo rivisitata con questi ingredienti bilanciati in modo particolare che la rende più morbida, succosa e succulente. Quindi non vediamo l'ora di assaggiarla, perché il profumo è veramente notevole e considerevole. Manca una manciata di ore, voi avete le vetrine piene di pastiere, ma eventualmente insomma si possono anche ordinare. Voi avete un e-commerce? Sì, certo, ci abbiamo il sito e-commerce www.ranieripasticceria.it, dove si possono ordinare, oltre alla pastiera, anche i dolci pasquali, quali colombe, diversi gusti, uova, eccetera. Allora, buona Pasqua ai nostri amici. Grazie, buona Pasqua a tutti. E intanto vi lascio con un libro da mangiare, con Santa di Salvo, e auguri a tutti di una serena Pasqua. Benvenuti a Libri da Mangiare,
Beh, siamo a Pasqua e come sapete la Pasqua ama i dolci e sulla mensa imbandita sono i pani del giorno della festa ad avviare la grande giornata di Pasqua, perché infatti è dai pani e dalla focaccia che sono nati tutti i dolci di Pasqua, e sempre lasciando trapelare la loro origine religiosa, devota. A sud i dolci di Pasqua, voi lo sapete, insomma, si parte dalla focaccia e si arriva alla colomba. La colomba non è un dolce di tradizione meridionale, è nata a nord, è lombarda. Ci sono molte leggende in merito, ma nessuna storica. Si dice che derivasse da un re longobardo, da una vicenda di caccia del longobardo Alboino che voleva entrare in Pavia, non ci sarebbe riuscito. Dopo 3 anni d'assedio finalmente ce la fa, entra, vuole uccidere tutti, ma arriva una ragazza con un dolce che ha forma di colomba ed Alboino grazia tutti. Naturalmente la storia non è andata esattamente così, anche perché Alboino era quello che faceva bere dal teschio del padre alla sua moglie Rosmunda, però questa è la leggenda che in qualche modo sigla la nascita della colomba. Oggi la colomba è un dolce che appartiene anche al sud, come è accaduto anche per i panettoni. Ci sono delle splendide colombe artigianali che sono realizzate dai nostri maestri pasticceri del sud. L'altro dolce, come sapete, è la pastiera, che è un dolce millenario. Anche questo ha una storia lunghissima, sicuramente più della colomba, che è di origine medievale, perché risale addirittura ai riti agrari e al mito di Cerere. Si diceva che la sirena Partenope, che le donne dei pescatori avessero fatto un sacrificio alla sirena Partenope portando i doni della terra, e che un colpo di vento li avesse mescolati, e da questo colpo di vento sarebbe nata la pastiera. Io vi racconto tutte queste cose, ma in realtà sarebbe bene riuscire a farli questi due dolci meravigliosi. E allora vorrei darvi una mano. C'è un libro bellissimo che è uscito da poco, si intitola Colombe e dolci di Pasqua, e lo ha pubblicato Italian Gourmet, ed è un libro che raccoglie ben 80 ricette di tutti i nostri maestri pasticceri, i più accreditati lievitisti italiani. Ha una prefazione del maestro per eccellenza, Gino Massari, che è il padre di tutti i pasticceri italiani, e ha una serie di ricette meravigliose che sono state regalate dai grandi pasticceri come Luigi Biasetto, come il nostro Salvatore De Riso, come Achille Zoia, come Pier Giorgio Giorilli. Bene, io credo che attraverso questo libro, che ha naturalmente anche una splendide fotografie e delle ricette con esplicitate molto bene, anche diciamo facili da realizzare, riuscirete a realizzare creazioni di alta pasticceria. E buona Pasqua a tutti!